Viviamo, credimi, la viviamo in maniera normale, la viviamo in maniera molto, molto tranquilla, nel senso che io come allenatore cerco sempre di rendere affamati i giocatori, perché è quella la vera chiave in tutto quello che fai. Cerco sempre di non farli sentire appagati anche davanti a una vittoria e la viviamo tranquilli. Cerchiamo di migliorare veramente, ogni giorno si parla di quello da noi, si parla anche oggi prima della partita, possiamo migliorare, dobbiamo migliorare, dobbiamo migliorare la fase di possesso e quindi in questa maniera la viviamo. Senza guardare la classifica. No, la classifica non l'abbiamo mai guardata, forse una mezza volta è venuta fuori sta roba della classifica, ma non è andata via subito, immediatamente, perché non... Ho fatto capire che la classifica, ma perché la classifica è motivante se sei lì, ma è demotivante se sei giù, e quindi non ha senso guardarla. La vera motivazione, lo so, oggi, ok, oggi si è lì, ma come idea generale da riportare in campo quei ragazzi, la motivazione viene dal fatto che noi possiamo diventare una buona squadra, possiamo diventare, anzi, la nostra motivazione è quello, diventare la migliore squadra che possiamo essere, tutto lì. Giochiamo, è una bellissima partita per tutte e due le squadre. La prima contro la seconda è per noi un'opportunità e siamo contenti. No, non mi spaventa il fatto che dopo l'esperienza di Catanzaro pensavo che giocare ogni 3 giorni potesse influire, invece se hai la mentalità giusta non mi spaventa il fatto che noi siamo alla quarta partita. Domenica, loro invece hanno avuto una settimana di riposo, quindi hanno un vantaggio rispetto a noi, ma questo non mi spaventa perché con la mentalità giusta possiamo fare una buona partita. Grazie di utente sull'aspetto, diciamo, della fase offensiva, perché secondo me la fase difensiva come reparto, secondo me il Foggia stasera ha giocato una grossa partita, non ha lasciato molti sbocchi a un Teramo che è un'ottima squadra, quindi devo mettere anche sotto quel punto di vista, perché incontravamo secondo me una squadra che soprattutto i primi 20 minuti schiacciava l'avversario. Questo stasera non l'ho visto, però ho visto un Foggia sottotono sotto l'aspetto offensivo. La strada è stata intrapresa, quella giusta, perché venivamo comunque da 4 sconfitte che ci hanno fatto male, però eravamo riusciti a fare un pareggio prima di questa gara. Speriamo di incontrare comunque una squadra forte, una squadra che, come ho detto prima, i primi 20 minuti già decideva la partita. E stasera però, secondo me, il Teramo ha avuto delle difficoltà in zona gol per merito del Foggia. Poi è normale che, se andiamo a analizzare tutta la partita, il Foggia è stato deludente nella fase offensiva, perché non abbiamo creato nulla o poco a livello offensivo. Questa sera siamo stati un po' troppo sterili, non abbiamo ricercato soprattutto le situazioni che conoscevamo. Quindi, quando poi incontri una squadra del genere che è forte, che comunque è seconda in classifica, ci sta che poi alla lunga, se tu non ti importa, non crei la situazione giusta, puoi perdere la partita. A livello di squadra, però, sono contento perché la squadra, sotto l'aspetto difensivo, si è comportata bene. Ripeto, giocava sempre contro la seconda della classe, un Teramo che comunque è composto da giocatori forti.